Radio Radicale, eccoci giunti all'appuntamento sul riassunto settimanale dei lavori parlamentari alla Camera dei Deputati nella settimana dal lunedì 4 a venerdì 8 maggio 2020. La Camera dei Deputati si è riunita soltanto in tre occasioni, in tre sedute, in tre giornate. Nella prima giornata, quella del pomeriggio di martedì 5 maggio, la Camera dei Deputati ha aperto la seduta nel pomeriggio. Alle 16, quando sono intervenuti un gruppo di parlamentari di tutti i rappresentanti politici presenti a Montecitorio per intervenire sulla polemica che c'era stata durante una trasmissione televisiva di domenica sera tra il ministro della giustizia Bonafede e il membro del CSM Di Matteo, che è anche un autorevole magistrato che si occupa di lotta alla mafia, che ha ricostruito nel corso di questa trasmissione la sua mancata nomina ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tutti i gruppi parlamentari hanno chiesto un chiarimento al ministro Bonafede, quindi di venire in aula al più presto per riferire su quanto era accaduto, manifestando anche una certa preoccupazione a seguito delle cosiddette scarcerazioni facili dei mafiosi al 41 bis. Subito dopo la Camera dei Deputati è tornata ad occuparsi del decreto Covid 2, sul quale la precedente settimana c'era stata la discussione generale. A questo punto sono cominciati i problemi perché il vicepresidente della Commissione Bilancio, l'onorevole Buonpane, ha annunciato che non era arrivata ancora la relazione tecnica dalla ragioneria e quindi la seduta è stata sospesa. Subito dopo la seduta è ripresa e il presidente della Commissione Bilancio Borghi della Lega ha annunciato che non era ancora arrivato nulla. Quindi la Camera dei Deputati si è aggiornata una terza volta e alla terza volta Borghi ha annunciato che è arrivata tutta la documentazione dal Ministero dell'Economia e dal Governo per esprimere i pareri sugli emendamenti, ma che sarebbe stato meglio aggiornare al giorno dopo la seduta. E quindi la Camera si è aggiornata alla mattina del 6 maggio, mercoledì 6 maggio. E veniamo alla seduta di mercoledì 6 maggio. Nel corso della mattina del 6 maggio la Camera dei Deputati ha finalmente potuto esaminare gli emendamenti dal decreto Covid-2. La principale polemica ha riguardato le celebrazioni religiose. La Lega ha cercato di anticipare l'inizio delle celebrazioni religiose stoppate dal DPCM voluto dal governo, ma è passato un emendamento della maggioranza che ha in pratica sottoposto l'inizio delle celebrazioni religiose a un accordo con la Conferenza Episcopale Italiana. Dopo, al termine di questa seduta dedicata appunto agli emendamenti che riguardavano il decreto Covid-2, si è passati al question time dopo una breve pausa. Il ministro Spadafora dello Sport è intervenuto sull'inizio del campionato di calcio, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta sulle questioni che riguardano la ripresa del prossimo anno scolastico, mentre il ministro della Giustizia Bonafede ha risposto a un'interrogazione di Forza Italia sulle scarcerazioni dei mafiosi al 41 bis. Il ministro in questa occasione ha annunciato un decreto per impedire questo tipo di scarcerazione. Subito dopo il ministro Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, è intervenuto con un'informativa sul vincolo dei finanziamenti dello Stato da destinare al Sud. E poi successivamente il presidente della Camera Fico, dopo l'informativa di Provenzano, ha ricordato la figura di Aldo Masullo, sul quale c'erano stati nel corso della scorsa settimana due interventi di fine seduta. Nel corso di questa seduta è stata annunciata la nascita di un nuovo gruppo parlamentare, Popolo Protagonista, Alternativa Popolare, con esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno lasciato questo gruppo parlamentare. Il capo delegazione è l'onorevole Rospi, che diventa anche vicepresidente del gruppo.
gruppo misto. E poi ricordiamo che subito dopo questi annunci la Camera dei Deputati ha iniziato a esaminare ancora una volta il decreto Covid-2. A questo punto c'è stato un imprevisto perché è saltato il collegamento per permettere il voto dei parlamentari, dei deputati dalla tribuna e quindi la seduta è stata sospesa e poi ripresa, però a quel punto è scattato il momento di sanificare l'aula della Camera dei Deputati e quindi si è interrotta nuovamente la seduta, che è stata aggiornata al giorno successivo. Ricordiamo che nel corso di questa seduta è stato dato annuncio che Rosalba De Giorgi, deputata del Movimento 5 Stelle, ha lasciato il gruppo parlamentare e quindi questo annuncio è terminata anche la seduta della Camera dei Deputati del 6 maggio, al termine della quale ci sono stati due interventi per ricordare il terremoto del Friuli del maggio del 1976, di cui appunto quel giorno cadeva l'anniversario. Ricordiamo che sono intervenuti l'onorevole Tondo di Noi con l'Italia e anche un altro parlamentare di Forza Italia, l'onorevole Novelli. Infine, nella seduta di giovedì 7 maggio è ripresa la discussione sugli emendamenti al decreto Covid-2, che poi è stata interrotta al momento in cui è intervenuto il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che è intervenuto per dare un'informativa sul Covid-19, sulle conseguenze nel mondo della cultura e dello spettacolo. Ricordiamo che il ministro Dario Franceschini, lo ha ribadito anche in aula nel corso della sua informativa, non ha voluto dichiarare lo stato di emergenza per quanto riguarda i beni culturali, lo spettacolo e gli altri settori di competenza del suo ministero. Nel corso di questa seduta è stato anche dato notizia delle dimissioni dell'onorevole Giannetta a seguito delle ultime elezioni regionali in Calabria. Giannetta lascia la Camera dei Deputati per tornare all'impegno politico in Calabria. Ricordiamo, un deputato di Forza Italia lo sostituisce l'onorevole Sergio Torromino. La Camera dei Deputati tornerà a riunirsi lunedì 11 maggio a partire dalle ore 12, quando verranno discusse le mozioni che riguardano le libertà costituzionalmente garantite a seguito delle polemiche che ci sono state per i numerosi DPCM che in qualche modo, secondo i partiti di opposizione, hanno tagliato fuori dal dibattito parlamentare importanti provvedimenti presi esclusivamente dal Presidente del Consiglio. Quindi i lavori parlamentari riprenderanno lunedì prossimo, 11 maggio, a partire dalle ore 12.